Eccoci qua, buonasera, bentornati in diretta, nuova puntata di Kick Off, il Frosinone. No, scusate, oggi è la giornata dedicata alle donne, quindi inizio io. Frosinone che perde 2-0 dopo 7 risultati utili consecutivi, una sconfitta da lasciarsi subito alle spalle. Copertina e torniamo a commentare insieme. Poca lucidità, poco gioco, due pali, tante assenze e una sconfitta alla Spezia che denota ancora una volta i grandi problemi fuori casa di una squadra che continua ad avere un andamento altalenante. Bene allo Stirpe, male male, lontano da Frosinone. Mai un successo in trasferta in questo campionato alla Spezia. Nesta ha disegnato il suo Frosinone a trazione totalmente anteriore nel finale, un 3-4-3 che non è servito a riaprire una partita decisa da Gudjonsen e Bidaoui. La sosta non ha portato al cambio di tendenza sperato. Il 2-0 al Chievo prima della pausa per le nazionali risultava incoraggiante ai fini di un ritorno in campo in cui i canarini hanno evidenziato problemi in fase di costruzione della manovra, chance sprecata di piazzarsi in zona playoff e classifica che adesso non sorride. Sabato arriva l'Empoli allo Stirpe. Non sarà semplice, ma la tendenza positiva in casa è incoraggiante. Da valutare le condizioni di Ciano, uscito anzitempo con lo Spezia. Testa, concentrazione e cattiveria è ciò che chiederà Nesta a un gruppo che va a corrente alternata e per tornare in alto in classifica trovare la continuità è l'unica soluzione. Posso sì? Adesso puoi. Ok, bene, torniamo finalmente in diretta dopo la copertina per iniziare subito a commentare naturalmente la sconfitta del Frosinone contro lo Spezia, ma anche il proseguo della stagione del Frosinone. Si riparte sabato finalmente alle 15 dalla sfida interna contro l'Empoli. Rolando, buonasera, bentornato. A te. Buonasera e bentornato a Rolando Mignini. Buonasera e bentornato al nostro tecnico Antonio Liturri. Questa sera buonasera. Lo abbiamo obbligato in tuta perché ormai va di moda Sarri, quindi tuta, addio vestito, addio cravatta, va bene mister, ok? Certo, io non fumo però come Sarri. Ok, quindi... però ti senti a tuo agio così con la tua. No, ok, certo. Ok. Il nostro mister Antonio Liturri, poi da un mister a un presidente dell'Accademia del Frosinone Calcio, Luigi Lunghi. Ciao Luigi, buonasera e benvenuto. Buonasera. È un piacere naturalmente ritrovare l'amico Luigi, troveremo naturalmente nelle prossime puntate magari anche i bambini dell'Accademia Frosinone, però questa sera, oggi, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, noi di Kick Off abbiamo deciso di celebrarla a modo nostro. Con l'apertura di Michela, ma soprattutto con le ragazze del Frosinone Calcio Femminile. Buonasera e benvenute. Naturalmente le andremo a conoscere nel corso della puntata. Risultati straordinari perché hanno giocato 5 partite, le hanno vinte tutte 5. Nel weekend campionato fermo perché per il maltempo. Domenica alle 11 torneranno in campo qui a Frosinone. Speriamo di portare fortuna alle ragazze che devono continuare così perché questa è una maglia importante che va onorata naturalmente settimana dopo settimana. Purtroppo però dobbiamo ripartire. Caro Rolando, aspetta, prima mi sono dimenticato. Sì, le nostre pagine di social vai, che sono, hai ragione, come vai. Sai, mi hai scombussolato tutto attive, perché sei partita tu, quindi mi hai... Vai, e okay, continuo vai. Io. Vai, ok. Le nostre pagine social sono attive a ricevere tutti i vostri commenti e i bilanci della partita, quindi vi ricordo su Facebook, sulla pagina Kickoff, su Instagram Kickoff Frosinone, oppure su WhatsApp al numero 391 46 52 782. Aspettiamo i vostri commenti, aspettiamo i vostri messaggi, ripartiamo subito. Rolando, ti è piaciuto o meno questo Frosinone? Perché insomma la sconfitta non è pesantissima perché la classifica è abbastanza corta, però dopo 7 risultati utili consecutivi, guarda, era lecito attendersi qualcosina in più, eh? Allora, io ti posso dire che è una partita molto difficile da decifrare. Okay. Io me la sono vista due volte, soprattutto anche per capire anche episodi da Moviola, e ti assicuro che è una partita, fra virgolette, strana, nel senso che il Frosinone, pur non facendo una brutta partita, però l'ha sbagliata, ha sbagliato tanto, è stato anche molto sfortunato. E poi io mi metto nei panni di Nesta. Tu lavori 2 settimane bene, con una squadra pronta, certo, ti fai un'idea, la partita ti fai un'idea squadra, e ti comincio. Sì. Giovedì salta Rodin, sì. Sabato salta Riaudo, poi ti salta Paganini, durante la partita salta ti salta Ciano. Allora tu hai un'idea di questa squadra, perché ovviamente col senno di poi si possono fare anche i viaggi su Marte andata e ritorno. Io ti posso dire che dopo che ho visto questa partita ieri sera con la squadra al completo,
Avremmo visto un'altra cosa, però coi sé e coi ma non si va da nessuna parte, si ragiona e si parla di quello che abbiamo visto e quindi una partita che è partita, diciamo così, il bisticcio di parole, sfortunatissima addirittura Paganini che si sente questo fastidio a poche ore dall'inizio della partita. Sì. Il palo di Federico, cioè quella è una roba, ragazzi, cioè, questi stavano sotto pressione per una settimana, sui giornali locali piangevano il De Profundis, si ritrovano salvati da questo palo pazzesco, ma poi anche sull'1-0 il palo di As, stiamo subito rivedendo proprio il palo di Dionisi in apertura dopo pochi secondi, qui poteva veramente cambiare tutto, sì. È tutta una serie di cose, poi il primo gol francamente è regalato dal Frosinone, il secondo gol regalato dall'arbitro. Ecco qua. È andata così. Però prendiamo la sconfitta, accettiamo. Assolutamente, noi l'accettiamo, accettiamo tutto. Andiamo dal nostro mister. Mister, il discorso di Rolando non fa una piega, perché tu allenatore prepari, insomma, per tutta la settimana quel tipo di partita, con quel tipo di giocatori, con quel tipo di movimenti. Poi arriva la domenica e devi mettere tutta un'altra formazione, devi inventare anche qualcosina, credo, onesta. Ci ha provato soprattutto nel secondo tempo, però insomma il risultato non è stato granché. Diciamo che ieri non ci fosse stata l'emergenza di Ciano all'intervallo, io avrei provato... Secondo me stava già male anche nel primo tempo. Può essere, perché forse comunque non sta passando un gran bel periodo, diciamo. Sì. Perché a parte, ha avuto quella partita che ha fatto l'exploit con la punizione, l'altro gol, però non è ancora al 100%. Anche ieri era un po' evanescente in alcuni momenti della partita. Ok, il palo ti avrebbe cambiato tutto, ti avrebbe messo in discesa, il primo palo, il secondo era già, diciamo, si era già capito forse l'andazzo. Era serata storta. Era serata storta. Io avrei provato, se no, torno in un attimo indietro, se non ci fosse stato l'intervallo, il problema di Ciano, avrei provato a fare un passo indietro sul modulo e a mettere dentro prima Novakovic, cambiare un centrocampista e mettere Ciano dietro le punte e provare a farlo giocare come potrebbe rendere meglio. Okay, se non ci fosse stato. Perché non avendo Paganini, il 3-5-2 lo potevi modificare più facilmente. Sì, è chiaro, diventa anche importante il discorso tattico che andremo ad affrontare proprio con il nostro mister tra pochissimi istanti. Presidente Luigi Lunghi, insomma, come accogliamo questa sconfitta? Non è pesante, però insomma fa male, soprattutto moralmente alla squadra, credo. Sicuramente, dopo la vittoria avuta in casa con il Chievo, un risultato positivo di 3 punti ci avrebbe proiettato a 1 punto dal secondo posto, quindi tutti speravamo nella vittoria. Poi in Serie B, lo sappiamo bene, visto che l'abbiamo fatto per parecchi anni, ogni partita, non c'è mai partita facile, sono tutte partite comunque difficili che non sai mai come vanno a finire. E gli episodi fanno la differenza e purtroppo a noi gli episodi ci hanno condannato. Assolutamente, non è stata una serata fortunata, infortuni, pali, insomma si è visto veramente di tutto. Rolando, però è una squadra che forse continua a mancare negli ultimi 16 metri, perché insomma il gioco, soprattutto nella prima mezz'ora, il gioco c'è stato. Forse manca. Però lì manca, ecco. Discorso di uomini, discorso di modulo, non lo so, qual è il problema di questa squadra. Negli ultimi 16 metri facciamo una fatica enorme a fare gol. Perché ti manca lo stoccatore centrale. Cioè adesso, poi ecco, vedi, stiamo rivedendo il palo di Federico, una roba veramente pazzesca, perché tu stai lì 1 minuto e mezzo. Come ti dicevo prima, lì hanno una pressione spaventosa, il pubblico comincia a fischiarli subito, perché dice ragazzi qua può siete tornati tutto, da... perché a Pisa non meritavano di perdere, però hanno passato 15 giorni brutti, una roba anche da... Anche perché Pisa-Spezia anche, vabbè, insomma, cioè, quasi derby. Lo stesso giornale che li ha massacrati per 15 giorni si permette da scrivere oggi, Frosinone distrutto, grande spesa, ma distrutto... Cioè, allora, il problema di fondo qual è? Che a te ti manca, purtroppo Novakovic, anche ieri sera quando è entrato, si vede chiaramente che è proprio una questione di scelte anche cioè stava sempre dietro, 1-2, cioè non riesce... Forse ieri per la prima volta in stagione ha giocato male, ecco, un po' deluso. Ha giocato male. Perché... Con tutte le scusanti che merita, perché arriva però, da un altro calcio, da un altro ambiente. Però ragazzi, là davanti hai Federico... Hai lui e poi gli inserimenti, cioè questo è il problema, però non è il caso di andare oltre, perché sennò sto ragazzo... No, assolutamente, mister, poteva essere
gestita diversamente tatticamente, a parte Ciano, insomma, in molti ci hanno scritto i messaggi nel pomeriggio ieri al termine della partita dicendo lo Spezia alla fine aveva soltanto Gudjonsen punta centrale e noi restavamo con i tre dietro, magari potevi passare a quattro, difendevi in due, sempre i discorsi che noi facciamo il giorno dopo sul divano con le pantofole tranquilli, non durante la partita, immagino la tensione e le cose, però è un tipo di ragionamento che ci può stare, soprattutto quando ti trovi ad affrontare soltanto una punta. Poi c'era Bidaoui che era il cavallo pazzo dello Spezia, che andava a 1000 all'ora anche al 92esimo quando ha fatto gol. Però insomma, con Gudjonsen solo attaccante centrale poteva cambiare qualcosina, azzardare qualcosa diciamo in più. Diciamo che secondo me, ok, la scelta iniziale ormai, questo modulo è collaudato. Ok, quindi ve l'abbiamo detto più volte. Era giusto iniziare così. E contro una punta che uno dice, si trova sempre comunque un uomo in copertura contro uno. Ieri forse Brighenti ha sofferto un po'. Il loro attaccante, di cui non mi ricordo il nome, Bidaoui, sì, che andava fortissimo, andava fortissimo, sì, che solo Brighenti ieri sera poteva tenere, però l'ho visto proprio in sofferenza. Mi chiedo, sono due partite se non erro che non vediamo Tribuzzi, sì, che aveva dimostrato nel periodo che è brutto che abbiamo avuto, lui aveva dimostrato di avere gamba, vero, di fare anche legna a centrocampo e di avere personalità. Non so se si sia fatto male, mi sono perso qualcosa. No, sta bene. Ecco, ieri la scelta Matarese mezzala, quando avevi una mezzala pura, insomma, come Tribuzzi, diciamo, magari un tuttofare, inserire, è abbastanza duttile, quindi quella scelta la ritengo giusta, di buttarlo nella mischia in quel momento della partita. E niente, la coperta comunque continua ad essere corta. Sì, è abbastanza corta, soprattutto quando ti mancano Ariaudo, Rodien, Paganini, Ciano, insomma. Voglio rubare una battuta subito a Simona a proposito di donne, la coinvolgiamo subito. Simona, come hai visto ieri il Frosinone? Intanto buonasera. Allora, io... Sei arrabbiata, no? No, assolutamente, perché tutto questo dramma non lo vedo. Alla fine cosa si può pretendere di più? Forse la partita, diciamo questa sconfitta, pesa più di quanto dovrebbe, perché stiamo anche risentendo dei punti non guadagnati ad inizio campionato. All'inizio, sì, perché alla fine è uno scivolone fuori casa. Soprattutto dopo sette risultati. Esattamente, ci può stare, proprio per quello. Dopo la pausa, che sappiamo che a chi giova, a chi invece fa male, insomma, per tradizione è sempre stata un po' così. A noi, figurati se ci va bene una volta. Cioè. Esattamente. Poi le assenze, io non vedo, ripeto, tutta questa situazione così drammatica, anche perché alla fine, andando ad analizzare la partita in sé, lo Spezia ha fatto due gol per due regali nostri, perché la dormita di Bardi sul gol e la dormita di Maiello dopo, anche se mi dicono forse c'era stato un fallo da fischiare, giusto? Lo vediamo poi con la moviola del nostro esattamente, Rolando. Poi va bene, il gol annullato allo Spezia, comunque abbiamo preso due pali. Quei pali potevano benissimo concretizzarsi, a quest'ora potevamo fare un altro tipo di discorso, quindi credo che lo scivolone sia legittimo dopo tanti risultati utili consecutivi. Dovremmo però prendere questa sconfitta come una lezione e ripartire dai nostri errori, perché comunque siamo a novembre, i punti a disposizione sono tanti, le partite da disputare sono tantissime, comunque anche da parte nostra, da parte dei tifosi, avere un atteggiamento magari altalenante, quindi di critica assoluta quando si perde, oppure di esaltazione assoluta quando si vince, è deleterio per l'ambiente, perché chiediamo a loro continuità anche da parte nostra. Assolutamente, sono d'accordo, equilibrio nei giudizi. Allora, intanto, nel posticipo della 13ª giornata, mi ha aggiornato Michela, sta vincendo il Chievo 1-0 contro l'Entella. Chievo ha segnato subito, ok. Chievo che abbiamo visto poco brillante nell'ultima gara prima della sosta qui allo Stirpe. Allora, facciamo così, Alessandro Nesta, flash, il suo commento post partita nella gara del Picco e poi rientriamo in studio per altri commenti su Spezia Frosinone. Alessandro Nesta. Abbiamo portato la palla lì, ma siamo stati poco incisivi, come hai detto tu, negli ultimi metri dove si fanno le partite e i punti. Ma non lo so, ci manca qualcosa. Sicuramente in casa riusciamo a fare le cose nel modo più semplice. Fuori casa sembra, può essere un problema mentale, un problema di personalità, perché fuori casa magari ci vuole un po' più di personalità a fare le partite, magari dobbiamo crescere in questo. Oggi però, rispetto a tante altre trasferte, anche dall'inizio dove abbiamo fatto male, la partita l'abbiamo fatta. Per me, oggi Frosinone ha fatto una buona partita, ma meno male che sono arrabbiati noi, staff, loro, tutti, tifosi anche, saranno arrabbiati. Quando si perde siamo tutti arrabbiati, bisogna arrabbiarsi, però strascichi, non lo so, spero di no, perché ho detto, la partita l'abbiamo fatta, non è che abbiamo venuti qua e abbiamo preso due gol senza far niente, qualcosa abbiamo fatto. Siamo stati per me bravi anche nel pressare rispetto a altre volte. E adesso
peccato, perché dobbiamo fare due vittorie consecutive per tirarsi fuori da una posizione incerta come la nostra, mezza e mezza, devi attaccare due vittorie se puoi tirarti su. Peccato. Eccolo qui, Alessandro Onesta. Allora, voglio un attimo tornare dalle ragazze del calcio femminile del Frosinone, perché in apertura ho detto hanno vinto 5 partite su 5, stanno andando alla grandissima, però, cara Michela, hanno conquistato la ribalta qui a Frosinone perché hanno giocato una partita contro un avversario qualunque, contro il Latina, hanno vinto 4-0. E c'è una foto, la vediamo grazie alla nostra regia, che ha spopolato sui social con tutte le ragazze che fanno il gesto del 4. Tra l'altro è una foto che ci riporta anche indietro nella memoria con quel famoso 4-1 del Frosinone firmato Ciofani, Dionisi e Curiale nell'inverno del 2014. Sì, vado dal tecnico Daniela Tanzi. Intanto buonasera e benvenuta questa sera a Kickoff. Insomma, stanno andando piuttosto bene, credo, queste ragazze, no? Si aspettava una partenza così? Beh, sì, stiamo andando bene. A dire la verità non ce l'aspettavamo, perché chiaramente questo campionato per noi è una novità. Siamo delle matricole, il primo anno siamo riusciti a creare questa squadra, questa prima squadra femminile, e quindi siamo partite un po' con i piedi di piombo, anche perché non conoscevamo le avversarie, non conoscevamo il campionato, quindi era tutta una sorpresa. E invece di domenica in domenica abbiamo visto che ci siamo resi conto delle nostre forze, del gruppo unito, e che stavamo facendo bene, quindi diciamo ci siamo... Stiamo andando benissimo. Sì. È la vittoria contro il Latina, naturalmente, sì. Io ho scherzato, che però vi ha dato, insomma, quella... Sì, vuol anche dire, perché poi quella domenica in particolare il Latina si è presentato con le maglie, perché poi... Bene, non lo ricordavo, me l'ha ricordato il mister dei portieri, Carlo okay. Alberto, e ha detto: guardate che si sono presentate con le maglie di quando hanno vinto l'unico derby che hanno vinto, non so che anno, quindi per scuoterci, perché pensano di vincere, quindi dobbiamo... Quindi è stata proprio una cosa... Poi c'è stata una grande affluenza di pubblico, perché noi non ce l'aspettavamo. Guarda caso, si trovavano di lì, insomma, quindi proprio quella partita. Strano, Sì, è stata emozionante, perché poi abbiamo messo l'inno del Frosinone, quindi è stata una cosa bella. Davide, manca al tifoso un po' il derby, manca abbastanza il derby, quindi diciamo. Quando vede anche il calcio femminile dice andiamo Frosinone Latina, andiamo. Poi abbiamo una squadra femminile che sta andando fuori. Allora, giocano a campo di Corso Lazio, no? Domenica alle 11 c'è la prossima partita, quindi diamo l'appuntamento a tutti i tifosi, tutti gli appassionati, per seguire queste ragazze. È importante dire dove giocano, perché magari chi ci sente a casa andando alla grandissima, dove giocano. Quindi Davide, insomma... Dicevo, abbiamo la squadra femminile che sta andando bene, in più hanno giocato il derby vincendolo alla grande. L'hanno vinto un po' tutti i derby. Tra l'altro Latina ha due squadre, una è finita 4-0, l'altra è finita... 7-0, quindi insomma la seconda abbiamo proprio scialato, come si dice in Islanda. Luigi Lunghi, insomma, è buono anche per l'Accademia Frosinone Calcio portare risultati del genere, credo. Perché tra l'altro le ragazze giocano al campo di Corso Lazio, ma si allenano a Ripi. No, sbagliato. L'anno scorso si allenano a Ripi, quest'anno si allenano a Corso Lazio, si allenano lo stesso a Corso Lazio e giocano a Corso Lazio. Per l'Accademia comunque, insomma, portare risultati del genere è una buona cosa. Ma sicuramente, diciamo, per l'Accademia i risultati, essendo scuola calcio, loro giustamente è una prima squadra, devono portare pure dei risultati a livello agonistico di punteggio. Noi a livello di scuola calcio... Quindi se va male cacciamo l'allenatore, cioè come funziona? No, gli allenatori non si toccano, perché, ripeto, quello che stanno facendo loro quarto anno è qualcosa di importante, perché ricordo benissimo che primo anno che si allenavano su all'Euroclub dove ci stavamo noi, è stata la partenza, c'erano pochissime bambine, c'era molto scetticismo da parte dei genitori a portare una ragazza a fare calcio, quindi c'è stata molta difficoltà a fare partire questo progetto. Adesso invece gli iscritti sono un bel po', questo scetticismo si è un attimino sciolto e si sta lavorando veramente bene, questo grazie al lavoro di tutti i dirigenti, Claudia Tisora, che la nostra team manager, che guida che andiamo a conoscere piano piano, sì, adesso tutti quanti
di Daniela, che è stata lei la prima primo mister, poi sono aggregati gli altri, quindi stanno facendo crescere tutto il progetto, tutto il movimento. Guarda, Frosinone, meno male che hanno, sono scettici perché le ragazze giocano a calcio, ma non hanno visto le piazze del nord-est dove le portano a giocare a rugby. Sì. C'è anche quello. Cioè, i genitori evidentemente ancora. Michele, andiamo con un po' di messaggi, dai. Sì, allora, le reazioni dei c'è tifosi. Alessandro Federico che manda appunto un saluto alla squadra del Frosinone femminile calcio, alla collega Tanzi e soprattutto a Alessia Tiberia, a Irene Annarelli e a Veronica Fiorini, grande capitano, e tante altre ragazze che ho allenato, dice, sia materialmente che in Serie A. State facendo un gran bel lavoro, continuate, brave tutte. E poi ancora c'è Peppe che scrive: tutto da rifare, ora sotto Empoli e Juve Stabia. Fare. Equilibrio, tutto da rifare. Vabbè, ma Peppe è così, ragazzi, cioè, lo conosciamo, bianco, nero, è così. Chiude il messaggio con: fare il contratto a Paganini. Ok, Peppe, qui mi associo, stavolta ragione. C'è un altro messaggio, non so chi sia, dice però: sono d'accordo con Rolando, Dionisi è un grande attaccante, ma da solo non può fare miracoli, continuiamo a fare cross in area come se avessimo Ciofani. Nesta dovrebbe dirlo a Zampano e Beghetto di provare altre giocate. Poca personalità. E okay, poi ancora, ce ne sono tanti, Daniele che ci manda un grande abbraccio, Loreto che scrive: il Frosinone ha sofferto sempre il campo sintetico, Luca che dice: forza Frosinone, no violenza. E ancora Marco: mi sono svegliato di quel cattivo umore, quando si comincia a giocare manca Paganini e Ariaudo, la squadra non gira. Ancora Roberto: Novakovic sempre di più un oggetto non identificato. Ilaria che scrive: una sconfitta pesantissima, bisogna continuare a lottare, un bacione grande a Micaela ed Angelo. Ma noi rigiriamo sia il saluto e un grande abbraccio, ma anche un grande augurio di compleanno, perché appunto oggi è il suo compleanno. Ah, e quindi tanti auguri. Assolutamente. Parlavamo, i tifosi giustamente parlavano di limiti di personalità di questa squadra. Noi abbiamo realizzato una grafica nel pomeriggio relativa, caro Rolando, al cammino in trasferta di questa squadra, che insomma all'inizio dicevamo: vabbè, ci può stare, sai. Ma sai, senza, anche senza la grafica, sono sette partite. Il Frosinone ha fatto, soltanto il Livorno ha fatto peggio del Frosinone, 3 punti conquistati su 21 a disposizione nella classifica delle squadre in trasferta. Nonostante hai una squadra che ha le caratteristiche, certo, per fare male fuori con gli esterni, con i quinti alti, là sì, vogliamo sì, parlare sì, assolutamente, un po' sì, di calcio filosofico, no? Cioè, questo che è incredibile. E Rolando, è anche un difetto di personalità, perché insomma in casa abbiamo fatto grandi partite, penso al Chievo, penso alla mezz'ora finale con l'Ascoli, penso alla mezz'ora finale con il Venezia. Personalità non è, credo, è un po' difficile. Cioè, pensi a Dionisi, Ariaudo, Paganini, insomma, gente che... Abbiamo fatto con la Serie A, appunto. Cioè, una buona parte di sti ragazzi. Non lo so, no, non è una questione di personalità, so così. Io ti dico che il calcio è una materia molto complicata. Non è una scienza esatta, assolutamente. È uno sport fatto di episodi, e su quelli ruota tutta una partita, e quindi è difficile. Certo, i numeri sono chiari, i numeri sono incontestabili e incontrovertibili. Evidentemente non abbiamo la qualità per fare male fuori casa. Un pizzico di qualità in più. Mister, cambia qualcosa nella preparazione della partita in casa e fuori? Conta il fattore anche ambientale, magari? Sì. Questa cosa, diciamo, ti preoccupano questi numeri? Diciamo che sì, essendo partiti a inizio stagione con tutt'altra segnali, prospettiva, certo, questi sono segnali che scoraggiano un po' la squadra. Io, come abbiamo detto un po' prima, dietro le quinte, diciamo... Sì, perché dietro le quinte, prima e dopo la trasmissione, c'è sempre un'altra trasmissione qui, quindi capite, immaginate, prego. Ho visto un po' di scoraggiamento nella seconda parte della partita, sì, perché visto il primo palo, visto il secondo, allora hanno capito forse questa non è partita, deve andare male. Sì. Forse è lì che è mancato qualcuno con un po' più di personalità. Assolutamente, assolutamente. Mancava gente ieri. Quando c'hai fuori Ariaudo, Rodin, Paganini, che stanno facendo la spina dorsale, al momento l'hai perso al 45esimo. Però Rolando, fammi fare anche un po' il cattivo questa sera, sì, perché noi siamo sempre stati qui a dire: la rosa del Frosinone è eccezionale, siamo forti, così e cos'ha. Ieri mancano 4 elementi.
sono elementi importanti, però la differenza si vede e il tifoso cattivello dice ma allora che dite che la rosa è forte? Cattivo, è un tifoso che dice le cose giuste. Dico, la rosa esce un po' ridimensionata, uso un termine forte, esce un po' ridimensionata da questa sfida, perché se ti mancano quattro giocatori vai in chiara difficoltà, in evidente difficoltà. È vero, questo è un discorso vero, è corretto e onesto, perché se tu vai a vedere quello che avevamo in panchina, l'unico commestibile, considerate le scelte fino ad oggi del mister, Tribuzzi. Era Tribuzzi, sì. Poi di commestibile che c'erano, e Guelfi non l'abbiamo mai visto, Vitale che ha fatto credo mezza partita. Commestibile in senso spiritoso, certo, anche Vitale, però io parlo di ruoli dove tu, attenzione, non è che voglio sminuire gli Guelfi, Vitale, per carità, voglio dire però nel tipo di gioco tu hai Matarrese e hai Tribuzzi, sì. Quindi tu fai una scelta in quel momento. E metti Matarrese, possiamo discutere fino a domani perché non fai giocare Tribuzzi, sì. Magari uno glielo può anche chiedere al mister e lui ti dà una risposta. Loro stanno tutta la settimana con l'allenatore vede, cioè uno si fida giustamente, perché io Nesta, ti ripeto, per me Nesta rimane sempre il pensiero iniziale, che è una eccellente persona, è un bravo tecnico, deve chiaramente ancora formare la personalità, ma quella te la fai facendo, non che stando solo perché sei Nesta, certo, campione, certo, del mondo. Allena per la seconda stagione, anche, sì. Deve uscire mano a mano via, deve andare via quel discorso da ex giocatore e diventare vero mister. Allora tu non è che adesso non lo chiami mister, per carità, lo chiami mister perché se lo merita, però non è ancora mister come quello che ti mette il rapporto io sono l'allenatore, sì, e tu, sì, sei il giocatore, sì, evidentemente. E allora queste sono situazioni che probabilmente poi in campo si determinano e non si determinano, perché poi ci sono anche degli errori, però questo a Nesta non glielo puoi imputare, perché se Bardi fa un errore dopo aver fatto prima e dopo molto bene, ti regala fra virgolette, sì. Adesso andiamo con la moviola. Prima voglio andare un attimo da Gerardo. Gerardo ieri, tra l'altro, assente. Questa è una notizia. Assente al picco di La Spezia. Gerardo, così non si fa. Sì, perché vabbè, Genova... Sei giustificato ieri dal maltempo. Tra l'altro, partita che era anche un po' a rischio nel pomeriggio. Quindi, infatti, insomma, hai fatto bene. Durante la settimana c'era l'incertezza del meteo. E allora, non ricevendo tante affluenze per fare dei momenti. Ma quant'è che non saltavi una trasferta, Gerardo? Sono mancata a Entella. Ah, Entella, ok. Quindi due sconfitte. Mi raccomando, cioè la prossima vai. Castellammare, Benevento, Pisa. Sì, mi raccomando, Gerardo, vai. Punizione la prossima volta, tutti sul furgone. Andiamo tutti con Gerardo. Senti, Gerardo, come ti spieghi? Tu che il Frosinone lo vedi sempre dal vivo anche in trasferta. Io voglio dire una cosa. Ieri ho assistito alla partita in un locale, sì, e vedo la gente, come dice Simona, al primo sbaglio tutti quanti mugugni, e io non accetto minimamente questi atteggiamenti da parte di noi tifosi, perché vinciamo, sono tutti quanti bravi, perdiamo, esce il dramma. Bisogna avere pazienza, noi abbiamo una squadra forte. Ieri una cosa che posso ribadire, la condizione atletica c'è, e l'abbiamo vista, e ogni domenica si ripete che la squadra cammina. Poi da tifoso, non da allenatore, perché io occupo il mio ruolo, magari il mister Nesta, se a un certo punto vede Zambano e Brighenti che fanno 20 grossa, a un certo punto magari poteva un po' modificare, sì, e inserire Tribuzzi. Per me era la persona più ideale per cercare un qualcosa in più. Tra l'altro strano, perché Nesta ha dimostrato di credere molto sul ragazzo. Per me Brighenti ha fatto una grande partita. Ha preso, poverino, il cliente più complicato. Per me una grande partita, e come Dionisi sta facendo, sta ritrovando la forma, perché Dionisi, ecco, lo vediamo adesso, sta giocando. Manca il gol. Manca il gol, che speriamo arriva presto. Ieri è andato proprio vicinissimo, questione di centimetri. Voglio rubare una battuta ad Antonio e poi andiamo con la moviola di Rolando. Tra l'altro, Barbara, inquadramili in coppia, perché guarda come sono due gemellini. Si sono messi la stessa maglia. No, non dire la coppia. Il dialetto sociale, come si dice? Non lo
Non lo so, bellini. Guarda, tra l'altro fatemi capire, è una cosa studiata oppure c'è un gruppo? No, questa felpa, diciamo, nasce con un gruppo che è nato su WhatsApp, Chigli in alto a destra. Oh, quindi siete in curva in alto a destra? No, eravamo, perché nasce dal Matusa, nasce. Okay. Noi eravamo, diciamo, fronte del Prato, in alto a destra. E dove sono gli altri? Fatemi capire. Gli altri, e dove sono gli altri? Allora, noi ogni volta che c'è la trasmissione, o io o Davide invidiamo tutti. Allora, l'invito glielo faccio io. Glielo faccio, cioè, conto poco, però insomma. No, tu fai nomi e cognomi degli assenti. Guarda, Antonio, facciamo così. Sì. L'invito io. Guarda lunedì come si presenta, guarda. Vai, l'invito di Michela per i maschietti, l'invito di Angelo. Allora vai, Michela per i maschietti, gruppo, del gruppo quelli in alto a destra. Chigli in alto, Chigli in alto a destra, ok, vai Michela. Vi aspettiamo, numerosi, vi lasciamo le sedioline qui davanti. No, devi dire Chigli in alto a destra. Chigli in alto a destra. Okay, ovviamente con le felpe. Tutti con le felpe, tutti con le felpe lunedì prossimo. Se non è lunedì prossimo, prima di Natale dobbiamo vederci. Esatto, no, questa è una promessa. Allora, lo facciamo questa promessa, per forza. Vabbè, capirai, ormai qua si dedicava. Per cui alla fine speriamo di portarne più tanti possibili. Rolando mi ha fatto così, quindi segnale che il Chievo ha fatto il 2-0. Il Chievo sale con questi tre punti. Rolando, andiamo con la moviola, dai, veloce, fammi capire che episodi hai estrapolato dai 90 minuti del picco. Ce ne sono diversi interessanti, Rolando, e voglio vedere se l'hai pensata come me. Vediamo un po', vai. Allora, io ringrazio Luca Versa, che come sempre mi monta la moviola. Lo ringrazio anche io, grazie Luca, perché è il numero uno. Vai. Allora, il primo episodio non riguarda una vera e propria azione di gioco o arbitro, tutto riguarda il mio amico Zampano. Ok, vai, tu hai sempre un occhio di riguardo per Zampano. No, guardate, qua c'è un rilancio, fra un po' lo andremo a vedere, di Maiello, in fondo. Che ti fa Zampano? Boop, parla con la mano. Allora, queste sono cose che a me mi mandano in bestia. Allora, tu stai in attacco, la palla va fuori, fai un bel pressing alto, Li metti sull'angolo, questi hanno rilanciato poi una punizione verso l'area nostra, sono stati 2 minuti in area o al limite dell'area, 2 minuti. Tra l'altro ha rischiato anche il giallo, credo, Rolando, no? Sì, se trovi l'arbitro Pignolo si ammonisce. Perché quello è un palese... Cioè, è volontario, assolutamente. Sì, ci ho anche pensato questo, però onestamente, vabbè. Queste sono, come si dice, no? Cioè, non si fa. Caro Zampano, non si fa. Vai, okay. Andiamo avanti. Adesso andiamo all'azione del gol. Azione incriminata. Allora, io qui ringrazio Luca perché guardate da dove parte. Allora, il Frosinone ha un fallo laterale, sta nella metà campo dello Spezia. Boom, boom, palla a Bardi, boom. La palla in mezzo non viene controllata dai centrali di centrocampo. E prendiamo un gol, tra l'altro anche sfortunati, perché Woody Onsen, questo prende il portiere e la palla va dentro. Cioè, e la palla va dentro, tra l'altro fortunatissimi anche loro, perché Bardi l'ha quasi presa, però nasce tutto da un passaggio molto avventato. La prima cosa che si dice, mai dare i passaggi... La palla centrale, Cioè, lì tu la rilanci lunga e finisce, no? Cioè, Rolando, io partirei prima e voglio coinvolgere anche il mister. Mister, c'è questa moda di ripartire sempre dal portiere. Siamo a centrocampo, giochiamola noi, dico noi difensori. Poi, poverino, ormai... il portiere spesso è tra i pali, anche perché è quello che con i piedi... Cioè, da ragazzini è così, non sai giocare, va in porta. Quindi, quella è la fine del portiere. Quindi, coinvolgiamolo un po' di meno, questo. Però, perché comunque Bardi tra i pali sta facendo ieri eccezionale. Ieri eccezionale. È stato splendido, però... Questo è un errore grave, perché come ho detto prima di Zampano, che quelle sono sciocchezze assurde, soprattutto in una zona del campo dove tu puoi costruire un pressing alto, ma anche questa, cioè tu non puoi dare un pallone centrale sul campo sintetico umido dove la palla invece di andarti a velocità normale ti va a velocità doppia, certo. Perché è ovvio che il cuoio a quel punto... Hai visto, ma ieri non è riuscito nemmeno a prenderla. Vai Rolando, andiamo avanti. Terzo episodio, vai. Questo è il terzo episodio, ma ve lo faccio vedere perché potevamo anche risparmiarcelo, perché è talmente palese il fuorigioco fischiato a Bidawi. Okay. Mi ha fatto ridere chi faceva la telecronaca con quel fenomeno di opinionista che aveva vicino, che hanno detto... Imbarazzante. Imbarazzante. Lo dico io perché... Era il commento tecnico, guardate questo qua. Del Palermo,
che la cosa grave è che il guardalinea stava andando a centrocampo, sì. E siamo di nuovo come il famoso Bardi che è intervenuto Bardi per dire Cremonese. Che qualcuno ha detto al guardalinea: ma che stai a fa? Okay. E così ieri sera, guardate dove sta Bidawi, sì. E mi sento anche dire in telecronaca: no, mamma mia, no, ma è dubbio, ma sembra buono. Quell'altro dice: no, forse è fuori gioco. Ma adesso non posso dire la parolaccia romana. Ok, non la dire. Mi fermo qua. Però, ragazzi, questo è un fuorigioco. Però lì parte l'errore, parte dal guardaline. Perché non vi ho montato sulla moviola altre due cose che ha fatto l'altro guardaline, collaboratore di linea, ma io li chiamo guardaline quando non mi piacciono. Va bene, allora. Ok. Però diciamo che il gol era da annullare, è stato annullato. Sì, ma io ringrazio così. Luca che ci ha messo pure il cerchietto. Ci ha messo perché... pure il cerchietto, così ti ha facilitato i compiti. Sì. Vai. Allora, andiamo avanti. Mancano un paio di episodi. Siccome noi siamo molto obiettivi, qua c'è un rigore reclamato dal Frosinone che non c'è proprio, ragazzi. Sì, comunque, qua piuttosto c'è purtroppo Brighenti che non la prende bene, perché se la prende bene Brighenti quello è un gol sicuro. Sì. Ecco, vedete Brighenti che la sfiora e c'è un giocatore dello Spezia, la prende con la coscia. Coscia sì, pieno. Sì, questo quindi, ragazzi, sgomberiamo il campo. Siamo onesti, bene. No, vabbè, è chiaro. No, giusto, noi sì, come facciamo vedere le cose a danno del Frosinone, bisogna dire come stanno le cose. Vai, ultimi due episodi, vai. Allora, questa è l'ammonizione a Brighenti, che lui si è lamentato, ma l'ammonizione è sacrosanta. Okay. No, aspetta, scusa un attimo. Questo sì, è... Sì, questo. Aspetta, mi sono perso qualche questa cosa. Questa è l'ammunizione di Brighenti. Ah, sì, 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 chiedo scusa, è partito da lontano. Allora, Brighenti qui si lamenta. Entra cattivello, Brighenti. No, questo è giallo tutta la vita. Ok. Questo bisogna dirlo perché poi... Poi Dionisi che prova sempre con... No, no, vabbè, ma estrema Dionisi... calma a spiegare all'arbitro. No. Vabbè, lo conosciamo, assolutamente. Questa è l'entrata di Brighenti. Sì, ecco, questa è l'entrata. E quindi qui... L'ammunizione ci sta. Questa è ammunizione, ragazzi, non c'è niente da dire. Se l'avevano fatta i miei, io stavo a strillare per un quarto d'ora. Ok, ultimo episodio, vai. Allora, questo è il secondo gol che a me mi ha dato terribilmente fastidio, perché si può anche perdere, ma perdere 2-0 da una squadra così, che per tutta la partita l'abbiamo pure tenuti. Qua purtroppo Maiello subisce, per me questo è fallo. Sì. Perché lo attacca da dietro, non è il metro arbitrale. E poi chiaramente Bidawi... Allora, sì, vabbè, ma ragazzi, questo è un bel giocatore. Fallo su Maiello, quindi lo diciamo. Ma il fallo è netto. Sì. Il fallo è netto. È stato un po' leggerino, sì. Sì, però questo lo attacca, vedete, lo attacca e con... Sai con che cosa lo tocca? Lo prende col fondo schiena. Sì, con l'anca, La botta gliela dà. Allora, l'arbitro lì doveva fischiare, perché l'arbitro, diciamo, che globalmente ha tenuto un metro, no? Okay. Anche a loro hanno protestato tanto sugli interventi dei nostri, per carità. Però poi c'è quella sottile linea dove c'è il gioco maschio e il calcio di punizione. Certo. Allora, tu alla fine, arbitro, forse l'arbitro, secondo me, in quel momento, voleva capire... i 60 metri quanto tempo ci metteva lui. Allora siccome aveva iniziato a correre allora aveva fatto scattare il suo cronometro per vedere se lo faceva in 5 secondi. Allora vai, vai Davide. Secondo me comunque sia Maiello ci gioca un pochino troppo con il pallone ai piedi e soprattutto in quella posizione aspetta rischioso. Sempre che gli arriva l'attaccante sì, ma no, o comunque l'avversario. Non ho montato, non ho fatto vedere, lui ha preso due contatti fra cui uno che guarda che io stasera molte cose le ho risparmiate. Per esempio noi scendiamo in tre, loro sono in due, Maiello non riesce ad avere dai due esterni del Frosinone in quel momento, Novakovic e non mi ricordo chi era l'altro, che non gli hanno dettato il passaggio. Okay. Lui ha provato a venire al centro ed è stato messo giù. Ha dovuto fare un giro in più. Bravo. Diciamo. Io non l'ho fatto neanche vedere, perché quello è il classico contatto. Ma questo... Davide, per chiudere e poi andiamo da Gerardo. No, no, vabbè, era solo per dire questa... Okay. Questo secondo me era fallo. Però, era fallo, però quello che voglio dire è che comunque lui se la rischia un po' troppo, sì. Perché comunque aspetta sempre che gli arriva l'avversario addosso. Se poi capita, come è capitato, che l'arbitro non ti fischia. Ragazzi, eravamo all'89esimo, avevamo ancora 7 minuti di partita con il risultato aperto. Ragazzi, poteva succedere, anche perché ha dato 6 minuti di recupero. Sì. Poi Gerardo, battuto al volo, così chiudiamo questa prima parte. Io voglio dire, ieri sicuramente non è stata partita di Maiello, però lui sta davanti alla difesa, deve giocare. Io vedo spesso che lui si propone sulle fasce e là si complica un po' più la vita. Sarebbe più opportuno
che rispettasse magari il ruolo che il mister gli assegna. Io lo vedo così la cosa di Maiello. Sì, 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 sì. In chiusura, mister, prima di anticipare le pagelle di Rolando nella seconda parte della nostra trasmissione, qual è il reparto che ti ha più deluso ieri? Difesa, centrocampo, attacco? Se la giocano, diciamo, diciamo che secondo me, io sono sempre uno che la pensa allo stesso modo, le partite si vincono a centrocampo. Okay. Ieri ci è mancato un elemento fondamentale che è Rotien, dato che stava acquistando la forma. E direi anche che comunque la terza partita di fila che si gioca su un campo bello pesante, bagnato, pesante, sì, anche se quello di ieri, vabbè, meno degli altri, meno degli ultimi due precedenti. Però vabbè, la pausa questa volta ci ha fatto male rispetto alle altre volte. Quindi peggio il centrocampo degli altri, dai, per chiudere. Scusa, vai veloce, Rolando, dobbiamo andare in break. Di pausa, è questione di infortuni. Cioè, la pausa, secondo me, io l'avevo detto anche prima, dopo Chievo, io avevo detto, meno male che arrivano queste pause, perché permettono di ricompattare sempre meglio. E rimango di questo avviso, però è chiaro che se tu dal giovedì, dopo che hai fatto 10 giorni di preparazione alla partita successiva, comincia a perdere i pezzi, addirittura uno lo perdi mentre va sull'autobus a Riaudo, l'altro lo perdi quando scende le scale, quindi allora, è successo veramente comunque. Di tutto. Mettiamoci da parte questa trasferta, questa sfida contro lo Spezia. Allora, un paio di minuti di pausa, poi seconda parte, ampio spazio alle ragazze del Frosinone Calcio Femminile, le pagelle di Rolando, l'Accademia, i messaggi di Michela, anche un po' di musica, una bella sorpresa. Restate con noi, tra pochi minuti seconda parte di Kickoff. Sicuramente il rammarico c'è, se fossimo andati in vantaggio subito con Dionisi, secondo me, sotto il mio punto di vista, la partita sarebbe andata un pochino sotto il punto di vista diversamente per noi, perché comunque andare in vantaggio su 1-0 subito sarebbe stato molto diverso, però comunque prendiamo tutto quello di buono che è stato fatto e andiamo avanti per la prossima partita, che è comunque una partita importante per il nostro cammino. Beh, sappiamo che comunque la Serie B è un campionato particolare, vediamo squadre bassa classifica che non meritano la posizione, quindi complimenti allo Spezia per aver vinto. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso, ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Ore della vita, meraviglioso. Eccoci qua, vi avevo promesso un po' di buona musica, il nostro Leonardo Blanchard ha spopolato sia Tale e Quale Show, il programma della Rai del venerdì sera, correggimi se sbaglio Michela, e sia sui canali social, perché ormai spopola in Facebook, Twitter, Instagram, lo trovi da tutte le parti. L'hai riconosciuto Rolando, sì? No, ma... No, tra l'altro complimenti perché è andato piuttosto bene. Perché altri familiari mi hanno chiamato, perché si erano accorti che c'era passato un po' di Frosinone e quindi hanno detto Rolando vieni subito, che è successo perché subito. A casa mia c'è ordine, quando c'è il Frosinone a parte la famiglia e le nipoti viene prima il Frosinone. Senti, allora io me lo sono anche per metà gustato e ti posso dire una cosa, quei giurati non ci capiscono niente. È andato bene, hanno messo ultimo dopo mi hanno detto perché dice che non ha saputo imitare fino in fondo Negramaro. Ok, quello di Negramaro. Che poi sono bravi, sono quelli che hanno fatto l'inno dell'Italia? Sì, quelli lì. Fantastici, ragazzi, abbiamo... Però Rolando in generale, diciamo che meglio da difensore, eh.
Ma perché? Canta anche bene. Ah, vabbè, io lo preferivo Blanchard più. Solo per quel gol che ha fatto. Ragazzi, Blanchard quella sera. Senti, visto che ci sono le donne, facciamo parlare loro anche su Blanchard. Michela, tu che mi dici, difensore o cantante? Io ti posso dare una news. Si è fidanzato con la Velina Mora di Striscia la Notizia. Ah, insomma. Questa è. Bravo Leonardo Blanchard, sia da difensore che insomma ci ha fatto godere come cose straordinarie, sia anche da cantante, secondo me è andato piuttosto bene. Vabbè, chiudiamo questa parentesi canora per quanto riguarda Blanchard, in bocca al lupo naturalmente all'ex difensore del Frosinone. Continuiamo un po' a parlare di questo, a conoscere le ragazze del calcio femminile. Io voglio parlare, mister, con il capitano. Perché ho visto una serie di video che mi hanno mandato oggi, che la regia tra poco manderà in onda. C'è questa parte iniziale della partita, si salutano gli avversari, tutto a posto. Poi si riuniscono. Ma guarda, basta guardarla sul viso. Poi si riuniscono tutti insieme e c'è il capitano che lancia un urlo, Rolando Di Giuro. Sono saltato dalla sedia, ho detto, ci sono anch'io, gioco anch'io. Scusate un attimo, ma guardate che il calcio femminile sta crescendo in modo esponenziale. E se si tratta da menarsi, se meno non più dei maschi. Ma una carica pazzesca, una carica pazzesca. Allora, ecco, stanno girando le immagini. Capitano, ma cioè, come funziona questo momento di raccoglimento? Vabbè. Eccolo qui, guarda. Mettiamo un pizzico di audio. Cioè, capito? Metti anche la testolina fuori. Non è alle sue, è alle avversarie, mi sembra. Fantastico. Perché tu guardi da un'altra parte. Sì, io guardo loro per mettergli paura, capito? Certo, già iniziamo, perché già nel riscaldamento, come anche il nostro preparatore atletico che è qui presente ci dice, dobbiamo fare paura. Dobbiamo fare paura alle avversarie, perché devono capire che chi siamo. Chi comanda, insomma. Chi comanda, okay. Poi a casa nostra meglio ancora. E quindi niente, no, io penso che l'urlo è fondamentale. Che fa anche gruppo. Senti, com'è nata questa cosa? Per gioco l'avete studiata? L'urlo? L'urlo, sì. L'urlo è stata una mia invenzione. Ok. Guarda caso, non lo immaginavo. Ma non ce l'aspettavamo, eh. Perché ascoltavo sempre l'inno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, no? Ah, ok, bene. Che dice, bene. Il pompiere paura non ne ha, noi le leonesse, il leone paura non ne ha. Però per renderlo più cattivo devo strillare, cioè non potevo fare il leone. Certo. Devo strillare, quindi ecco l'urlo. Farlo così viene, sì, mi assicuri che la carica insomma c'è? Sì, anche la carica vedendo, c'è, la carica anche c'è anche negli spogliatoi, ma c'è soprattutto sul campo. Mister però non partecipa a queste cose. No, il mister quando io faccio il discorso alle ragazze, ragazze caccio tutti, okay. Cioè mister, preparatore, perché devi parlare tu, okay. Perché le ragazze devono stare tranquille, insomma. Dovresti avere anche Rolando come compagno di squadra, magari riesci a frenarlo. Per me non c'è Claudia, andiamo da Claudia, dirigente delle ragazze, buonasera. Io all'inizio della trasmissione ci ho detto, tu sei direttore sportivo, le ho detto no, direttore sportivo assolutamente no, succede anche questo, mi sono sbagliato io. Claudia, che in generale che 2019 è stato per il calcio femminile, perché insomma abbiamo assistito a un mondiale straordinario, quest'estate si parlava soltanto di donne, anche perché sono arrivati risultati fantastici. Insomma, sì, con il mondiale disputato insomma dall'Italia è stata un po' la svolta per tutto il movimento, no? Direi di sì, e soprattutto per noi. Io sono sincera, dopo l'esperienza dello scorso anno non pensavo tutti questi numeri a livello di iscritti, insomma, nel femminile. Perché ricordiamolo, tu reggimi sempre se sbaglio, perché qualcosina ho letto nel pomeriggio, c'è anche un settore giovanile. Sì, questa abbiamo è la prima squadra, under poi 17, c'è il giovanile. Under 15 e under 12. Okay. E siamo riusciti anche a fare un gruppo di piccoline, quindi primi calci a livello dei primi calci, e quindi insomma siamo cresciute veramente tanto. Poi i risultati stanno arrivando, quindi quelli devono arrivare, mi raccomando. Anzi, facciamo così, facciamo un patto tra di noi. Se tutto va come deve andare, voi alla fine della stagione venite qui. Ma perché, scusa, non le possiamo invitare pure prima? Vabbè, pure prima. Però se vengono qui, magari che hanno vinto qualcosina, facciamo una bella festa, eh. Io non vi ho detto niente, mi raccomando. Va bene. Senti, insomma, è cambiata la percezione verso il calcio femminile dopo questo mondiale? Sì. La risposta del pubblico com'è qui a Frosinone? Il mister ha detto Frosinone Latina ha richiamato tanta gente. Sì, a Frosinone Latina c'era una bella cornice di pubblico, okay. Però ancora diciamo che su questa cosa pecchiamo un pochino. Sì. Okay. E allora quindi noi gli diamo una rinnovo mano. Di nuovo l'invito a venire domenica alle 11. È facile, una domenica giocano in casa, una domenica giocano fuori. Esatto. Quindi ogni due settimane vi presentate a Corso Lazio. Rolando, anche tu devi andare domenica mattina. Posso fare una domanda? Prego, vai. Allora, le mamme
quanto incidono quando tornate a casa? Chiediamolo al capitano, chiediamo al capitano. Mia madre è la prima tifosa. Non le frega nessuno, eh? Mia madre è la prima tifosa, cioè okay. Viene a vedere le partite, però non deve dire niente, cioè deve solo incitare le ragazze, perché okay. Se si permette di dire qualcosa, mi arrabbio. Anche perché farti arrabbiare non è tanto conveniente, da quanto ho capito. Però okay. no, le mamme sono, diciamo, fanno parte del nostro gruppo, anche loro da fuori si fanno sentire, insomma, incitano anche loro le ragazze, quindi bene, stanno così, lì con noi, non stanno a casa, insomma. Senti, come guardate, chiedo anche a qualche tuo compagno, il okay. microfono alle ragazze. Vai, come pure... guardate, fatemi capire, come guardate i maschietti, insomma, la prima squadra, come la guardate, con ammirazione? Qualcuno mi deve rispondere, con ammirazione, okay, no. Magari con un pizzico di invidia, perché questi giocano 40.000 persone allo stadio, una barca di soldi, tanta gente, giornali, insomma, con che occhi li guardate? Allora, non con invidia, cioè okay. Nel senso, almeno parlo per me, io ho iniziato e a guardare le partite c'era soltanto mio padre e magari il padre di un'altra ragazzina, quindi okay. Diciamo che non è il numero dei tifosi quello a cui puntiamo. Magari ecco, arrivare però ad essere magari pagate come loro, quello aiuterebbe, perché comunque noi ci alleniamo dopo magari una giornata di lavoro oppure certo. Dopo aver studiato, e delle volte è davvero pesante pensare che anche arrivare in Serie A non vuol dire per noi non poter lavorare o comunque non poter studiare, invece certo. Loro sotto questo punto di vista sono molto più privilegiati rispetto a noi, perché possono pensare soltanto ad allenarsi. E, quella cosa da fare, insomma, certo. Quindi magari è per questo che noi siamo un po' più giustificati, del tipo ok, hanno perso, però queste fanno anche altro nella vita, te ne fa le fettuccine, come ci hanno detto. Da questo punto di vista, perché insomma vai a cucinare, vai sì. A fare le fettuccine, cioè succede? Sì, è successo anche recentemente. Ma succede anche tra di no, voi? No, tra di noi no, ah, okay. Cioè nel senso noi non ci pensiamo minimamente a cucinare. Secondo me non gli conviene agli avversari. Ah certo, no, assolutamente, perché se ho capito. Allora, facciamo così, adesso procediamo, Michela. Come la tradizione di kick-off, alla presentazione di tutte quante. Quindi parto dal capitano, assolutamente, capitano, mi perdoni. Allora, tutte, nome, cognome e ruolo, ok? Passate il microfono, facciamo Veronica così. Veronica Fiorini, è capitano del Frosinone Calcio Femminile, esterno. Vai, ok. Irene Andarelli, terzino destro. Ok, vai. Ciotoli Michela, terzino sinistro. Grazie, vai. Francesca Cancelli, centrocampista centrale. Okay. Anna Carcini, attaccante. Ok, vai. Alessia Tiberia, portiere. Bene. Aurora Lo, difensore centrale. Ok. Francesca Polidori, portiere. Ok, è chiaro che questa è una piccola rappresentanza della squadra, poi la rosa è sì. Bella completa. Un attimo dal mister, voglio andare per capire anche, mister, noi siamo un po' malati di numeri, di moduli tattici, e noi ci piace dire 3, 4, 5, 6, 7, alla fine non conta nulla. Con che modulo gioca questa squadra? Giochiamo con 1, 4, 4, 2. 1, 4, 4, 2, sì. Ok. Poi va bene, chiaramente poi durante la partita diciamo il 4 centrale diventa un rombo, poi dipende insomma a seconda della situazione, okay. Chiaramente perché... E il mister a chi si ispira, come chi guarda come tecnico, da, non so, la Morace magari... Ma io, perché mi prendono in giro, Allegri, ma non per quello, quando andiamo in trasferta, perché mi siedo davanti, allora okay. Dicono Allegri si sedeva sempre davanti, anche se chiedo sempre, ma Nessa dove si siede? Dove si siede Nessa? Non lo so, bisogna controllare il pullman del Frosinone, bisogna vedere dove si siede mai Alessandro a beccare Nesta. Dove siede. Allora ragazzi, mi raccomando, forza, continuate così con questi risultati. Prima di andare alle pagelle di Rolando, questa è stata una settimana importante per quanto riguarda lo stadio Benito Stirpe, che ha ospitato un evento nazionale molto ma molto importante, l'amichevole, l'evento Ciao Pa. Qui con noi abbiamo il dottor Belardinelli, il presidente dell'associazione CERS, che ha organizzato tutto l'evento. Intanto noi abbiamo anche qualche immagine. L'evento credo sia andato alla grandissima, perché sì, lo stadio era quasi pieno. Intanto buonasera a tutti. Sì, l'evento è andato benissimo. Grossa disponibilità della città di Frosinone, insomma, al di là di qualche piccola critica, vabbè, di qualche lasciamo perdere, inutile sì, tornarci sopra. Diciamo, quelle ci sono sempre. La partita è andata molto bene, è stata una bella partita perché in effetti è un derby tra i cantanti e gli artisti battuna, TV, quindi non è che giocano così tanto okay. Per... ci mettono l'anima. Ho visto qualcosina, insomma, non si risparmiano. Non si risparmiano.
E presidente dell'associazione CERS. Il centro ricerca e studi, il progetto è Adotta un Angelo. Ok. Per concretizzare un sostegno, un'assistenza a domicilio dei bambini con malattia cronica complessa, quindi pratica, okay, più che altro un sostegno alla famiglia. Abbiamo anche un video dell'associazione. Vediamo prima il video che lo possiamo, è un vale video molto anche più di tante parole, un toccante, minuto di video, insomma. Certo, però possiamo, certo, possiamo vedere sicuramente il video così. Insomma, si capisce lo scopo di queste manifestazioni, di questi eventi. È la cosa fondamentale è proprio quella, raggiungere un determinato scopo, insomma, trovare più, 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 più soldi sia, possibili. Sia far insomma conoscere sempre più, sia stimolare le istituzioni e poi raccogliere fondi, perché è un puro, diciamo, volontariato, nel senso che noi, gli operatori che vanno a casa, è un lavoro complesso, okay, pesante e meritevole di retribuzioni. Un lavoro come tanti altri, ma molto complesso. Quindi è giusto che vengano retribuiti normalmente per quello che fanno. Partita che tra l'altro è stata anche trasmessa in differita in televisione su, su Italia 1, su Mediaset, se non sbaglio. Ci saranno prossimi appuntamenti nei prossimi mesi? C'è già qualcosa in programma? Beh, noi dobbiamo vivere continuamente facendo eventi o artistici, non soltanto calcistici. Quello di Frosinone è nato con Paolo Bonolis, che aveva fatto una partita con l'Accademia, sì, a giugno, poi, sì, tornando a casa diciamo che possiamo fare. Io ho lanciato l'idea, non ci speravo tanto di portare subito la Nazionale Cantanti e gli artisti di TV. E dice, vabbè, ha preso il telefono, ha messo in contatto con il responsabile degli artisti di TV che sta a Milano e da lì è partito tutto. Diciamo che devo dire, riconoscere il merito a tutto lo staff del CERS, l'Accademia, ma del CERS in particolare, perché in 3 mesi abbiamo fatto un qualcosa che ognuno di noi, io faccio il medico, non faccio nell'operatore turistico, con tutto rispetto. 3 mesi siete riusciti ad organizzare un evento, siamo riusciti a organizzare un po' tutto, con e lo stadio pieno, quindi complessa, perché era tra l'altro in cui era prevista poi la trasmissione, la ripresa televisiva su Mediaset. Complimenti a voi. Vado da Luigi, perché abbiamo visto anche l'Accademia Frosinone protagonista di questo evento, con i bambini in campo, Accademia che ha partecipato all'organizzazione dell'intero evento. Credo ci sia anche tanto orgoglio da parte tua, Luigi. Assolutamente sì, noi con il dottor Bernardinelli ci siamo conosciuti 3 anni fa e da allora abbiamo sposato la causa del CERS, quindi ogni anno abbiamo organizzato a fine stagione, con la presenza di Paolo Bonolis, una manifestazione ben più piccola di quella che si è verificata la settimana scorsa. Quindi siamo riusciti a farla, noi con l'Accademia siamo riusciti a portare e le società affiliate più di 1000 persone, oh, e quindi di questo veramente devo ringraziare tutte le famiglie e i ragazzi che hanno partecipato a questa manifestazione, e sicuramente saremo vicini a loro per riorganizzarla, perché poi parlando con il dottore, lo scopo nostro è rifarla e riempire tutto lo stadio. C'erano solamente 11.000 persone, vogliamo cercare solamente, insomma, c'erano, giustamente l'obiettivo è arrivare a 16.000. Fare no, era l'obiettivo sì, di arrivare a 16.000, poi per è una cosa bella, dico, cioè, certo, riempire lo stadio per una cosa benefica riempie il cuore. Assolutamente, in bocca al lupo a voi, in bocca al lupo all'associazione, grazie, complimenti ancora per questa iniziativa. Chiedo alla regia di perfezionare il collegamento con Empoli, perché dobbiamo andare veloce alla sfida di sabato pomeriggio. Prima però dobbiamo chiudere la parentesi piccola, parentesi Spezia Frosinone, con le pagelle di Rolando, che ti faccio commentare dalla collega Annalisa, così vediamo un po' se riesce a frenarti, perché sai, le donne sono allora, tremende. Rolando, vai con le pagelle. Io do il voto e lei fa il commento. Vabbè, e mi dice Annalisa se sei d'accordo o meno, Okay. Dici sempre di no. Ok. Vai. No, è una cosa tra di noi questa. No, ma le pagelle devono essere allora. Eccole qua. Pagelle subito sui social, cara Barbara, mi raccomando, scateniamo i nostri tifosi. Vai. Allora, Bardi 6, Brighenti 6, Capuano 5, Crunch 5, Zampano 6, Citro 5. Oddio, tra scusate, parentesi, sono i subentrati. Gori 5, Maiello 6, As 5, Matarese 6, Beghetto 6, volevo dargli anche 6,5, però va bene, 6, Ciano 5, Novakovici 5, Federico 5, Annestado 6, perché certamente lui ha messo in campo, possiamo discutere di tributi, ma ha messo in campo quello che e quelli che c'aveva, poverino. Annalisa, vai, che mi dici? Tanto sei d'accordo o meno? Sì, più o meno sì, sono d'accordo. Forse magari avrei dato un 6,5 a Brighenti. Ok, no, qualcosina in più a Brighenti. Ma infatti io ho detto, volevo dare 6,5 a Beghetto e 6,5 a Brighenti, però ho voluto tenere la forbice più omogenea sulla partita. Mm-hmm. Okay. Però, beh, già, guarda che oggi, questi 6 oggi valgono 7,
Sì, te lo posso assicurare, perché al di là di quello che noi abbiamo detto, comunque la squadra non ha tirato in porta, cioè ha preso due pali, però dopo, non è un problema da poco, Rolando, dopo un minuto abbiamo preso il palo con Federico e poi con As che in scivolata, quello è un altro. Allora Federico ha preso il palo, As il gol se l'è magnato, se vogliamo dirla parlando un po' in dialetto. Il palo nel deserto è quello, che allora, c'è un solo palo e tu lo prendi. Analisi. Noi non abbiamo tirato in porta, pur avendo di fronte una squadra che nonostante tutto, ragazzi, loro stanno facendo festa stasera, però io mi preoccuperei fossi in loro. Perché fammi commentare un attimo le pagelle con Annalisa, Novakovic. Ma Novakovic, diciamo, è comunque un ragazzo che ha molto da dare, quindi fosse per me io lo schiererei fin dall'inizio. Ha bisogno anche di fiducia. Sì, non dico sempre, però inizierei a dargli fiducia fin dall'inizio. Bardi, tralasciando l'errore, okay, diciamo, se vogliamo definirla la dormita che c'è stata sul gol, per il resto ha fatto ottime parate. Lo scorso anno ha avuto pochissimo, diciamo, non ha avuto tanto spazio, però comunque quest'anno lo sta avendo. Sta rispondendo molto il bene. Il migliore di ieri, Annalisa? Ma per me direi sempre Briganti, non okay. Lo so, mi è piaciuto molto anche come ha difeso. Aveva anche il cliente più difficile, perché ieri sì, Bidawi, insomma, andava veramente come un treno. Infatti. Andiamo veloci ad Empoli, perché sabato c'è Frosinone-Empoli, big match, gara della 14ª giornata. Dimmi, Rolando ha segnato l'Entella, 2-1, Chievo 2, Entella 1, quindi la gara è ancora aperta al Bentegodi. Buonasera e benvenuto a Kickoff al collega di Pianeta Empoli, Alessio Cocchi. Ciao Alessio, buonasera e perdonaci per l'attesa. Buonasera a voi, assolutamente nessun problema, buonasera. Allora Alessio, facci capire intanto, allora l'Empoli due settimane fa durante la sosta ha esonerato Bucchi, è arrivato Muzzi, è arrivato questo pareggio interno con il Venezia, io ho visto qualche immagine, ho letto anche le cronache, insomma Venezia ha giocato piuttosto bene contro l'Empoli, è cambiato poco ancora nell'Empoli, vi aspettavate qualcosina in più, com'è la situazione dopo il cambio in panchina e soprattutto in vista della gara dello Stirpe contro il Frosinone? Alessio. Allora, ti confermo che il Venezia ha giocato sicuramente meglio dell'Empoli e avrebbe meritato la vittoria ampiamente, quindi per l'Empoli è stato un punto guadagnato, dobbiamo estremamente dirlo. L'Empoli è un malato che ancora purtroppo non ha trovato la cura, anzi forse siamo ancora a cercare di capire di cosa è malato. È chiaro che il cambio in panchina in una settimana condizionata anche, è stato, mi sto sentendo un ritorno un po' fastidioso. Ok, chiediamo alla regia di perfezionare un attimo il collegamento, vediamo se riusciamo a eliminare il ritorno, vediamo Alessio, vai. Dicevo che, ecco, adesso, no, ancora, vai, non importa, vado avanti. Grazie. Dicevo che praticamente è difficile che potesse cambiare qualcosa in una settimana in cui c'è stato il condizionamento per le assenze per le nazionali, alcuni infortuni, di fatto Muzzi, che non era in panchina, come non sarà in panchina nemmeno a Frosinone per squalifica, ha avuto due giornate di squalifica quando era ancora al Genoa come collaboratore di Andrea Zoli, ha messo in campo la stessa formazione che avrebbe messo Bucchi, che stava Bucchi fino a quel momento, quindi non ha apportato variazioni né tecnico né tattiche né di uomini. Sarà questa la settimana sicuramente importante nella quale il nuovo mister proverà a metter mano, soprattutto da un punto di vista caratteriale, perché questa squadra, che è fatta sicuramente di elementi importanti, io ci tengo a sottolineare che davanti l'Empoli ha 14 milioni di valore, perché ha pagato 9 milioni Lagumina e 5 milioni Mancuso, quindi è un attacco importantissimo per la categoria, ma anche a centrocampo, uomini che in B ci stanno larghi, Maietta e Romagnoli in difesa, però è una squadra che manca di cattiveria, non si respira l'amalgama, spesso e volentieri si avverte anzi che molti giocano più per sé che non per la squadra, e questo è un guaio, soprattutto quando una squadra è creata per provare a vincere il campionato e si trova invece a lottare per qualcos'altro. In questi casi noi ad Empoli abbiamo già vissuto queste situazioni, si rischia il cappotto al contrario, insomma. Chiaro che la gara di Frosinone è una gara importante intanto perché il Frosinone è un punto dietro e vincendo potrebbe fare il sorpasso sull'Empoli,
sono le due, tra virgolette, deluse al momento del campionato, anche se il Frosinone sta avendo un trend in miglioramento, fatto eccezione per la sconfitta di Spezia, però il Frosinone sta facendo un trend in miglioramento, l'Empoli invece ha un trend in regresso, però sono le due mancanti a questo campionato. Se dovesse una delle due perdere la sfida dello Stirpe, io penso che i sogni di promozione diretta per quella squadra che perderà potrebbero veramente iniziare a diventare un miraggio. Assolutamente. Rolando, per un saluto, vai. Ciao Alessio. Ciao Rolando, ciao. Come stai innanzitutto? Bene, bene, grazie. Sei tutto a posto? Sì. Io bene. Voglio dire solo agli amici che ti seguono che Alessio è il più grande esperto di calcio empolese, da una vita Pianeta Empoli è il suo... Sei di parte. Ti pago il caffè sabato. Grazie Alessio, sarai naturalmente allo Stirpe sabato, no? Sì, assolutamente. Perfetto. Sì. Perfetto, allora ci salutiamo sabato. Intanto grazie per queste ultime sull'Empoli, grazie. A voi un abbraccio, buon proseguimento. Grazie, grazie ad Alessio Cocchi, collega di Pianeta Empoli. Andiamo con un po' di messaggi, Michela, vai. Sì, ci scrivono, occasione persa sprecata, ma la classifica è sempre là, quindi mi lascia ben sperare. Mancano i gol, ovvio, se si vuole fare il salto di qualità bisogna puntare ad un secondo posto in classifica, quindi attaccante a gennaio. Inoltre serve fare punti nei prossimi scontri diretti di vertice e non. Ieri era da fare risultato e non è stato così, quindi ai playoff dove bisogna fare risultato posso dire che questa rosa non ha il carattere giusto per fare punti in partite decisive. Ciao Antonio. Empoli, grazie, Antonio. La prima verità, questo scrive in chiusura. E poi c'è Gianluca Di Alatri che scrive, per me i problemi del Frosinone stanno a centrocampo, ci vuole qualità, non solo forza fisica, e in attacco. E poi ancora Marisa che dice, sono d'accordo con Gerardo, fai bene 6 partite consecutive, ne sbagli una, tutti pronti a criticare e offendere allenatori e giocatori, si può sbagliare. Poi Max, se ti mancano 4 titolari non sarebbe il caso di passare ad un modulo più adatto ai giocatori a disposizione? Che senso ha tenere Beghetto e Zampano se non hai Torri in area? E poi ancora il messaggio di Schizzo che scrive, un secondo, ecco l'ho trovato, io credo in questo gruppo per fare cose migliori che meritiamo, tanto ci vuole anche un po' di fortuna, un abbraccio grande e sempre forza Frosinone ovunque tu sia. Aspetta, grazie, ecco, Schizzo, vai, vai, un altro messaggio. Vincenzo scrive, se a gennaio riprendiamo Daniel Ciofani facciamo un bel mercato. Va bene Vincenzo, dai, non credo sia una cosa fattibile in questo momento della stagione. Comunque, considerando anche insomma il costo dell'operazione Cremonese-Frosinone, quindi insomma è stato piuttosto elevato. Scusa, tu che hai molta presenza social, come ce lo hanno anche le tue amiche, domani è una giornata importante perché vediamo le visite mediche, cosa diranno sullo stato dei giocatori, dei 4 giocatori infortunati. Sì, io spero che innanzitutto la situazione non sia grave. Vabbè, diciamo Ariaudo, febbre, sì, la suppostina, diciamo, vai, dai, sì. Su, su, dai, detta così, dai, su, raga. Mentre gli altri tre, bisogna vedere. Mi preoccupa molto Paganini perché è un giocatore molto fragile. Il problema è che Paganini è molto fondamentale per il Frosinone, quindi basta vedere quando manca Paganini la situazione del Frosinone. Scende, e poi quindi... anche Ciano e Rodien, che insomma sono due Ciano pezzi da 90. Penso che sì, sia un problema che ogni tanto può starci. Maiello secondo me ieri era in fase di stanchezza e la cosa che mi preoccupa è il silenzio sul rinnovo di Paganini. Quello ci preoccupa un po' tutti. Speriamo di arrivare a... È una trattativa molto complicata. È complicata, però io... Non andiamo oltre. Spero che si possa chiudere per il meglio perché veramente è fondamentale. Poi anche Ariauto giustamente in difesa è... una pedina in più e purtroppo... Speriamo bene, dai. Speriamo di recuperarli, soprattutto perché, ha detto bene Alessio, il collega di Empoli, è una gara importante perché nessuna delle due deve sbagliare. Voglio rubare una battuta anche alla tua amica. Come vedi la sfida... buonasera intanto, scusa. Buonasera a tutti. Come vedi la sfida contro l'Empoli? È veramente l'ultima chiamata se vuoi pensare di arrivare tra le prime due, anche perché il Benevento va 1000 all'ora, le altre... un po' così. Beh, considerando che contro l'Empoli credo sia una bella partita, sì. Sicuramente, spero nel rientro in campo innanzitutto di Ariaudo perché a mio avviso è il leader della difesa, quindi spero insomma ieri nel rientro, sì, a mio avviso Ariaudo, si è sentita la mancanza di Ariaudo e quindi incrociamo le dita e speriamo insomma che contro l'Empoli preghiamo noi e vediamo che succede contro l'Empoli. Marco, sì. L'amico Marco Colandrea del club di Valle Corsa, tanto grazie a tutti. Anche tu Marco, portaci tutto il club qua, va bene? Sì,
Portiamo tutto il cambio, vediamo delle foto. Marco, intanto come vedi la sfida contro l'Empoli? Sarà complicata, che dici? È complicata la sfida contro l'Empoli. Dopo la sconfitta di ieri bisogna ripartire alla grande. Bisogna ripartire assolutamente alla grande. Stiamo vedendo il club di Valle Corsa. Tanti iscritti, Marco, quanti siete? Siamo 160. Però, vabbè, non li portate tutti, aspetta. Facciamo due puntate, 80 e 80. Noi il club sono... Quest'anno il 20 dicembre fa 10 anni. Ah, beh, allora tanti auguri, tanti grazie. Auguri. Anzi, veniamo allora a farvi una bella sorpresa, così festeggiamo tutti insieme. Così festeggiamo alla grande. Dal punto di vista tattico, mister, che partita sarà Frosinone-Empoli? Per Nesta credo sia un pizzico più complicata prepararla, perché hanno cambiato allenatore, quindi non sai bene o male quali sono i punti fermi del tuo avversario. Beh, diciamo che Muzzi è una new entry anche lui. Sì. Quindi... Secondo di Andrea Azzoli, fino a 20 giorni fa, sì, con il Genoa. Sì. La partita dell'ultima con Genoa, prima dell'esonero, si è preso due giornate. Infatti, sì, è più difficile da preparare, però calcolando che si torna a giocare in casa, sperando nel rientro di qualcuno di quelli già citati, si possono rimettere le cose a posto, perché anche l'Empoli è una grande delusa del campionato, secondo me. Sì. D'accordo con il pensiero del collega di Empoli, nel senso, se una delle due sbaglia, i primi due posti diventano complicati. Beh, comunque ancora presto. Sì, ok. Ok, il treno magari si distacca un po', però è presto ancora. Ci sono ancora tante partite e tanti punti davanti. Io mi aspetto qualche calo, perché non è possibile. Sì, il Benevento sta andando fortissimo. Benevento calerà. Secondo me calerà. È impossibile che fa... Noi l'allenatore l'abbiamo bacchettato dall'inizio stagione, invece sta andando alla grandissima. Sì, Luigi, ci saranno i ragazzi dell'Accademia. Chi ha visto la partita... Benevento Crotone. Ma il Crotone è una buonissima. Lui diceva una cosa e poi la squadra sapeva in campo cosa fare. Quella magari è anche una strategia. Luigi, ci saranno i ragazzi dell'Accademia domenica allo stadio, assolutamente. Sì, no? Sicuramente sì. Sabato noi faremo anche una sfida nel mezzo a campo contro il bullismo, in collaborazione con la Roma e con la Lazio, che saranno i nostri ospiti. Squadre ci sarà prima giovanile. Della partita, Luigi? Sì, prima della partita, quindi giocheremo la mattina con i gruppi dei Pulcini e Ripi, e dopodiché passeremo allo stadio Beno Stirpe a fare una sfilata proprio contro il bullismo. Quindi magari invitiamo anche i tifosi ad entrare qualche minuto prima. Si gioca alle 3, sarà una bella giornata. E speriamo che sarà una bella giornata. Dimmi, Michela, che è successo? Ah no, vedi questa bella bambina? Ho visto una bella bambina che si chiama Sofia Bruni, 3,5 kg. È appena nata. E quindi facciamo gli auguri al papà, Armando Bruni. Auguri Armando, tanti auguri. E alla mamma, anche alla mamma, certo. Auguri a tutta la famiglia per Sofia. Quindi Sofia. Auguri a Sofia. Allora, in chiusura vediamo un attimo il calendario del Frosinone, perché sarà un dicembre bello intenso. Ci avviamo alla chiusura del girone di andata, occhio soprattutto alle trasferte, il campionato è bello tosto, il calendario è bello tosto, perché abbiamo Empoli, poi trasferta a Castellammare contro la Juve Stabia, poi sfida in casa contro il Pescara, poi eccola qua, Benevento Frosinone, big match come da tradizione sotto Natale. Poi un'altra partita tranquilla. Frosinone Crotone a Santo Stefano il 26 dicembre alle 15, e poi si chiude domenica 29 dicembre alle 15. Tra questi appuntamenti abbiamo saltato l'appuntamento di Coppa Italia, perché il 5 dicembre ci sarà Parma-Frosinone, gara di eliminazione diretta, sono ottavi di finale di Coppa Italia e chi vince sfida la Roma. Quindi sai, adesso ci siamo, Rolando, ce la giochiamo. Andiamo a Parma, ce la giochiamo, vediamo che succede, perché insomma affrontare la Roma all'Olimpico in Coppa Italia sarebbe una bella cosa. Sì, ma che ora si gioca a Parma? Mi sembra alle 5 e mezzo, alle 6 e mezzo. Alle 18? Ok, bene, alle 18. Quindi giovedì 5 dicembre alle 18, quindi c'è anche un impegno infrasettimanale per il Frosinone. Michela, dimmi tu. Io volevo andare a sentire Pierre, che vedo lì giù. Dove sta Pierre? Pierre, ti sei nascosto. Andiamo da Pierre. Pierre, mi devi fare adesso, con il microfono, un pronostico di Frosinone-Empoli. Che dici? Quanto finisce Frosinone-Empoli? Io non faccio mai pronostici, perché non sono drammatico. Vabbè, Pierre, però come la vedi? Insomma, ce la facciamo. Ma guarda, arriviamo da un'ottima... Se andiamo a vedere, le ultime partite sono state anche... giocate bene tutto quanto, e troviamo anche un Empoli che hanno esonerato Bucchi, che fino ad ora è stata la salvezza del Frosinone, e io spero una vittoria del Frosinone. Speriamo. Gerard, questo mi frega il mestiere.
Però bravo Gerardo per fregarlo stasera si è fatta la cresta. Allora Michela, chiudiamo, dai, vediamo se abbiamo qualcosina, così chiudiamo sì. Anche con gli appuntamenti. L'ultimo messaggio, appunto, quello di Luigi, che dice: non abbiamo preso una palla di testa in area avversaria, e cosa ci voleva a capirlo che bisognava fare altre giocate? La differenza dello Spezia l'hanno fatta i due attaccanti. Questo okay. È il messaggio di Luigi. Questo è il messaggio in chiusura. Ricordiamo gli appuntamenti? Sì, la replica di Kikoff questa notte alle 00:45, domani 11:45, appuntamento domani alle 19 con B-Movie. E noi sì. Ci vediamo lunedì prossimo. Altro appuntamento martedì sera sui nostri canali social e su X Radio, Salotto Sociaro, ragazzi, fantastico, con Davide Ciaccini e Lorenzo Spada, tutti gol, tantissimi gol, dalla terza categoria fino all'eccellenza. Ospiti studio, interviste telefoniche, collegamenti, insomma, veramente bello per chi ama il calcio, non solo la Serie A, la Serie B, la Serie C, spazio a questi campionati, trovate veramente di tutto con Salotto Sociale alle 21:10 sui nostri canali social e naturalmente in diretta su X Radio. E allora vi ricordo anche doppia seduta ore 14:45 tutti i giorni. Assolutamente, con Ugo e Alessio tutti i giorni dalle 14:45. E B-Movie domani alle 19. Rolando, grazie. Ci vediamo lunedì prossimo. Mister, grazie. A voi. Come è andato? Tutto bene? Sì. Sì. Sul palco stai tranquillo. Vabbè, ma tra Rolando. No, oggi non me l'aspettavo di nuovo. Voi mi fate le imboscate. Ma dai, volta, ma noi siamo tutti amici. Qui siamo al bar. Grazie, mister. A grazie. Voi, grazie ancora. Grazie al presidente. Della... Il più grande campione stasera è il dottore, per quello che sta facendo. Certo, no, è vero. Ragazzi, noi ci divertiamo perché quando perdiamo, non sappiamo cosa c'è dietro. Nella società di tutti i giorni, di tutto il mondo. Certo, noi qui facciamo Salotto e ci divertiamo. Quando magari siamo un po' moscetti perché la nostra squadra non ha fatto quello che volevamo, però ricordiamo. Però ci tiriamo su alla fine noi lunedì, dai. Grazie al presidente Luigi Lunghi e in bocca al lupo naturalmente per tutte le attività dell'Accademia Frosinone che noi seguiamo sempre da vicino. Grazie, presidente, a voi, buonasera. Ci devi portare un po' di bambini della scuola calcio nelle prossime puntate. Va bene, sicuramente. Gran portiere Luigi Lunghi, Rolando. Gran portiere del Fiorentino quando ero io bambino, quindi insomma è apposta, eh? Aspetta, microfono a Gerardo, chiudiamo con la Marcord, vai, qui che non Luigi manca mai. Ci ha sfidato a Fiorentino al campionato 2-2, non sono zero. Dilettanti 0-0 al Matuse e 2-2 a Fiorentino. 2-2, gol di Russo alla fine, no? Ero ragazzino. Cosa c'era? La Bianca, il difensore. La Bianca che tirava le punizioni da tutte le Michela, noi andiamo, qui si continua a parlare del calcio, siamo ancora negli anni 90. Il mitico La Bianca. Va bene, grazie, noi ci vediamo lunedì prossimo, classico appuntamento alle 21:10. Grazie ragazze, mi raccomando, forze di in bocca al lupo, capitano, mi raccomando, l'urlo sempre più forte. Noi vi diamo un'occhiata, magari anche con le nostre telecamere nei prossimi appuntamenti. Intanto in bocca al lupo e continuate così, forza. Grazie, l'appuntamento con Kickoff a lunedì alle 21:10. Grazie e buonanotte.